Abbiamo soltanto una vista così. Qui abbiamo il jardin, lì abbiamo la piscina con il pool bar. Lo faccio vedere da vicino. Lì noi andiamo a prendere la birra fresca egiziana alla spina. Qui si prendono gli asciugamani, di là si va giù per il mare. È l'isola di Tiran, dove si fanno le escursioni. Questo è il punto più alto del Domina Coral Bay. Siamo sul Taf Taf, è una navetta che porta in giro per tutto il villaggio, ne passano tantissime, sono gratuite, sono diverse linee metropolitane che portano dappertutto nel villaggio. Camminare a piedi qui nel deserto non è il massimo. Guarda gli alberi, guarda i cactus, quelle cose. Sì, no, sono molto lontano. Mamma mia. Dal lato ci sono proprio sulle siepe, le smile, addirittura. Le scritte. C'è una pulizia maniacale, un ordine. Il pieno deserto sembra di essere a Dubai, a Shanghai. C'è Tiziana che sta leggendo in arabo. Ci hanno portato il menù in arabo. Sì! Si capisce tutto benissimo. Allora io prendo questa cosa qua e anche questa. Ah, ma sta sotto sopra. No, scrivono sotto sopra. No, loro scrivono da destra verso sinistra.
Allora io prendo un entrecot di manzo, un angus e un'insalata Caesar. Una Caesar salad e un mojito. Minimalista. Minimalista? Qua fa caldo. Sì. Abbiamo trovato un punto all'ombra, un po' ventilato. Sì. Un po' refrigerato. Che buone sono qua. Ciao a tutti Italia, Costa del Sud, Sharm el Sheikh, aprile. E questa è la famosa discesa al mare, che dal ristorante Il Giardino porta direttamente alla spiaggia. Tutti gli italiani che si recano al mare in aprile, dopo Pasqua, vengono a svernare qui a Sharm. Un video. I massaggi. Però ho 3,75 euro, quindi 5 euro l'uno. Set fotografico. Stiamo testando quest'oggi la spa
del Dominal Coral Bay Sultan. Siamo nella vasca idromassaggio. Vabbè, controllare se la temperatura è di gradimento per i nostri ospiti. Vediamo l'idromassaggio. Stiamo testando questa bellissima vasca idromassaggio all'aperto. Stiamo facendo questo sacrificio per voi. Domani siamo a Taurisano, oggi è l'ultimo giorno. Mangeremo a casa. Domani mangiamo a Taurisano. Fresca? È fresca? Continuano i sacrifici dei tester Costa del Sud per voi. Anche se l'acqua è fredda, è fresca. È fresca. Più fresca. E diventa sempre più fresca, specie quando arriva alla caviglia. Come ti bagni la caviglia, senti ancora più freddo. Posso garantire che è fresca. L'altra era calda. Va bene, faremo questo sacrificio ancora per voi. A dopo. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo entrati in quest'acqua calda, tipo 38 gradi. 38 e mezzo secondo me. Andiamo in questa cascata. Non vediamo niente. Proviamo a respirare. Saluti da Sharm el Sheikh. Oggi 25 aprile 2019. Stiamo facendo il bagno. Un bel posto. Un bel posto per le vacanze. Molto comodo. Solo 3 ore di volo e ti trovi a fare colazione in Puglia e aperitivo in Egitto con solo 3 ore di volo. Tutti dovremmo avere un getto d'acqua così prima o poi. Calda? Fredda. C'è il percorso. Colazione al settimo cielo. Yogurt arabo. Marmellata di fichi. Pane arabo. Cornetto e forse strudel. Acqua. Ecco la nostra colazione di oggi. Con la bambina.
bambina che mangia la sua merendina. Merendina al peperoncino. Questo è davvero. Comunque non sa pure salato quello. Questo dovrebbe essere dolce, spero. Dobbiamo mangiare questo. Questo è pure salato. Salato. Fra cartone di scatola di scarpe, Nutella IKEA. Cartone vecchio. Ora proviamo a mangiare questo yogurt arabo. La consistenza di un budino. Altro che Müller. Questo è, secondo me, è il latte di cammello. O di cammella. Latte di cammella. Non c'è il cammello. Non è latte di cammello, c'è un femmina. Non penso che sia femmina. Cammella. Cammella. Caspremino, cammello maschio. Ottima domanda, c'è la cammella. Oh, questo è cammello. Figa di esai. Legge. Legge, vedi se si legge. C'è calcio e proteine naturali. Spremitura a freddo. Mungitura a freddo. Oggi stiamo volando con una compagnia aerea che stiamo testando per la prima volta. Si chiama Almasria. Ah, sì.
Almarzia Universal Airline Almarzia nuova di zecca. Facciamo vedere, abbiamo i posti vicino alla sicurezza, c'è tanto spazio di piedi.